Ritornano i rossoblù impegnati nelle rispettive nazionali e si pensa già alla trasferta di Udine. Tutto pronto per la 12ª edizione della Run to Nap che domenica invaderà Bologna. Nel basket la Fortitudo pensa agli abbonamenti, la Virtus si prepara per la presentazione e l'inno ufficiale. Questo programma è offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima in via Triunvirato 15/2 a Bologna. Kinetech, studio professionale di fisioterapia del dottor Mattia Scaramagli. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano Informazione Sportiva di qui Bologna.tv. Andiamo a vedere le notizie di oggi, lunedì 9 settembre. Ripresa dei lavori a Casteldevole, dove si attende il ritorno dei rossoblù in giro per il mondo con le varie rappresentative nazionali. Intanto c'è stato l'esordio stagionale della formazione allievi allenata da mister Magnani, che è scesa in campo a Brescia, risultato in parità con rete di Spano per i bolognesi. Parliamo invece della Run to Nap, presentata questa mattina, la sua 12ª edizione, la mezza maratona di Bologna, è diventata ormai un appuntamento storico nel panorama nazionale e internazionale. Numeri importanti, con oltre 2.000 iscritti ad oggi e la presenza di quasi 500 donne. 26 nazioni rappresentate, insomma numeri che parlano di questa edizione importante, che sarà affiancata da quest'anno anche dall'iniziativa Concorriamo per la Legalità, lanciata dalla Guardia di Finanza. Presente con Rosalba Consoli, Salvatore Nicosia e Gabriele Denard, atleti di fama internazionale, alla conferenza stampa di questa mattina, dove non ha voluto mancare sicuramente il padrone di casa Gianni Morandi. Domenica di corsa, quindi, per una competizione che onora Bologna. Giovedì prossimo la Fortitudo Basket, stiamo appunto parlando di pallacanestro, presenterà ufficialmente la propria campagna abbonamenti in una conferenza stampa al Palladozza. Palladozza che rimane ancora il pomo della discordia con l'amministrazione locale, anche se in queste ore si cerca di trovare una soluzione intelligente. In casa Virtus intanto si ragiona in termini di presentazioni della stagione e della nuova canzone che diventerà l'inno dei bianconeri, realizzata e cantata ed interpretata da Andrea Mingardi, da sempre tifosissimo della Virtus e del basket in genere. Teatro dell'evento è proprio il caso di dirlo, il teatro delle celebrazioni. E chiudiamo con la Carrera 2013, classica corsa che si sviluppa nel percorso cittadino ogni anno a Castel San Pietro, che vede gareggiare nella classe autopodistica Contrade della cittadina termale. Nell'ultimo appuntamento di ieri ha avuto la meglio la Mora davanti al Cogliote e al Nibbio. Ecco per voi un brevissimo filmato rappresentativo. È tutto, vi ringrazio e dopo il filmato vi auguro una buona serata e vi do appuntamento domani. Guarda lì, lancia! Dai, Cante! Dai, Cante! Dai, questo programma è stato offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima in via Triunvirato 15/2 a Bologna. Kinetech, studio professionale di fisioterapia del dottor Mattia Scaramagli.